siamo di nuovo in onda con sommo sprezzo del ridicolo, però ridicoli non possiamo essere in questo momento perché dobbiamo fare una piccola ma importantissima precisazione. Dicci perché, Paolo. Di che cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato di pane, quindi abbiamo parlato di grano, di acqua, ma non abbiamo parlato di lievito. Il lievito naturale che quindi noi conosciamo, Paolo, che noi conosciamo, perdonami, perché noi conosciamo perché al Soriano le brioche, il panettone all'oliva tenera scolana, nonché all'olio. Venivate a prendere il lievito di Valterino. Non quello lì, perché abbiamo un'altra mamma, è una mamma marchigiana, non è abruzzese, ma... Campanilismo come se piovesse. Sì, perché il campanile qui sventola alto e suona e rintocca, però qui c'è un lievito madre che Walter... Ma il burro di Normandia non ce l'hanno, ma ne parleremo dopo. Allora, la Normandia è lontana, invece il lievito il madre, pane. Raccontaci qualcosa. Allora, il lievito madre naturalmente è la parte che fa crescere il pane, ma il lievito madre è importante perché nei prodotti dell'agricoltura, della vera agricoltura, c'era il lievito madre, c'era la madre dell'aceto, c'era i lieviti del vino. C'erano tutti elementi che facevano diventare il prodotto che si raccoglieva un prodotto per mangiare. E questo patrimonio purtroppo si è perso e adesso la chimica fa da padrona per creare qualsiasi prodotto. Invece, insieme al professore, che in realtà è un professore di chimica, ma la chimica la mette a disposizione non per fare gli intrugli, ma per capire come funziona la natura, perché effettivamente una lievitazione è un processo chimico, e capire come funziona una lievitazione è anche fare chimica, una volta che uno lo conosce può anche agire manualmente sul miglioramento del prodotto. Adesso però sulla parte tecnica del lievito madre non mi permetto e lascio la parola quindi, al quindi non professore. C'è solo la forza del tuo sguardo a far lievitare il pane, ma c'è anche un lievito madre studiato sempre, esatto, anche quello, esatto, dal professore, esatto. Forse lo sguardo è quello che no. Glielo diamo al Soriano il lievito madre? Ma come no, sono i segreti di Pulcinella, perché molti fanno il lievito madre prendendo il panetto e poi ripanno sempre quello, non hanno capito che quello non è il lievito madre è un insieme di tre microrganismi di specie diverse. Abbiamo i saccaromiceti, che sono quelli che fanno gonfiare, abbiamo i batteri acetici, che sono quelli che conservano il pane di Valterino, perché dura 7-8 giorni. Ci sono i batteri lattici, Lactobacillus plantarum, quello del bifitus, no, quelli no, perché quelli non lavorano lì. Allora è un insieme di questi tre microrganismi: lieviti, saccaromiceti, batteri lattici, batteri acetici, e l'insieme di questo danno questo equilibrio e questa caratteristica a questo pane, che ha la possibilità di resistere diversi giorni. Tant'è vero, il problema del pane, soprattutto quello a livello industriale, qual è? È il raffermamento. Tagliata la prima fetta di pane, dopo 2 ore è diventata una sola di scarpe. Perché? E addirittura qui parliamo di una cosa fondamentale. Abbiamo detto che la farina si ottiene da quel grano e non ci sono i miglioranti, perché nei miglioranti si aggiungono anche sostanze che questi microrganismi producono. E allora io sono d'accordo con Valterino quando bisogna conoscere il biochimismo. E chiudo dicendo una cosa: il Piceno ha avuto i più grandi maestri di studio dei lieviti, che però hanno dimenticato in tanti, però a San Benedetto gli hanno intitolato il museo e una scuola. Il professor Augusto Capriotti e il suo grande maestro, professor Tommaso Castelli, che in un noto paese vicino gli hanno anche intitolato una via, ahimè, a fondo cieco. Una via che non lievita. Il vicolo dei panificatori. Il vicolo. Beh, salutiamo intanto Augusto Capriotti. Salutiamo Gianluigi Capriotti, che è il figlio di Augusto, che è un nostro amico che non sta poco bene in questo periodo. Forse ci sta ascoltando, però lo salutiamo. Ciao Gianluigi, in bocca al lupo. Ma Leonardo, seguite, avete capito chi è? L'avete capito chi è? Allora,
chiamiamo in soccorso il nostro amico Alessandro Morighetti, un quarto fratello praticamente, quarto fratello. Alessandro Morighetti, tu non sai di avere un altro fratello che si chiama Alessandro Morighetti, è uno della sono ben lieto di scoprirlo questa sera, perché Alessandro Morighetti, dopo aver frequentato un corso del professor Leonardo Seghetti, un corso di degustazione di oliva, di olio d'oliva, qualcosa di questo genere, di pane, di acqua, di olio, di olive e di formaggi. Così il professor scrisse. Leonardo Seghetti è un gigante della chimica agraria e della trasformazione dei prodotti agroalimentari, accademico nazionale dell'olivo e dell'olio, nonché autore di oltre 100 pubblicazioni divulgative, ma soprattutto un innamorato della scienza, indisponibile ai compromessi, di comodo, sottolineato. Capito, sì. Sottolineato. E chi ha orecchie per intendere, intenda. Ultimo, vabbè, ma presidente del consorzio di tutela dell'oliva ascolana del Piceno, DOP, che possiamo anche parlare dopo l'altra volta, però insomma quello che mi interessava sottolineare era quello di cui sopra, indisponibile ai compromessi, di comodo. Hai capito? E questo era Alessandro Morighetti su Intravino. Bisogna citarlo, sì, perché sennò si offende tantissimo. Ciao Alessandro. Allora, qui questa descrizione del, perché io ci ho messo un attimo per capirlo, questa descrizione del professor Leonardo Seghetti è di Alessandro Morighetti, che è il mio fratello. Tuo fratello? Mio fratello. Cioè, nel senso che quello che io non sapevo di avere. Esatto. Un giorno lo porteremo all'antico caffè Soriano. Adesso vi è tutto più chiaro. Lui, che è famelico, è bulimico, è chi più ne ha più ne metta. Però io non lo inviterei a cena, Alessandro Morighetti. Non lo inviterò a cena, allora. Ci incontreremo fuori per un aperitivo, per uno stuzzichino. Posso dire una cosa? Allora, io questa sera, quando ho incontrato Erminio, l'ho incontrato in un posto preciso. Lo posso dire? Tutti i segreti. Vuoi svelare tutti i miei segreti? Non era al postribolo, non ci sono più. Le case chiuse sono state chiuse. Manuela, difendimi. Lo diceva le poste. Aveva un certo languorino e quindi l'ho trovato, come d'abitudine. Oui, messi. L'ho trovato a mangiare un panzerotto pugliese. Un panzerotto? Perché come Kissinger insegna, lui prima di andare a qualsiasi pranzo del ricevimento in ambasciata, d'ufficio, diciamo, non mi viene la parola, lui si fermava sempre a prendere un hot dog sotto la cosa, perché come Mitterrand che aveva sempre la salsiccia dentro la, perché poi lì è difficile mangiare, e voi ne avete visto che io sono sempre l'ultimo a mangiare in questa tavola, e allora che faccio? Mi sto lì e mi si riempie la bocca d'acqua? No, mi sto lì e un po' così, un po' inappetente, come il fisico in punta di forchetta. In punta di forchetta, e chiacchiero meglio e ritorno a palla sul lievito naturale. Professore, questo lievito, la gente si chiede, ma il lievito naturale bisogna rigenerarlo ogni giorno? Bisogna custodirlo? Questa favola, finisca di raccontarla. Il lievito naturale va custodito, va amorevolmente custodito, e come dice Valterino, con gli occhi basta addomesticarlo, perché è un equilibrio di questi tre diversi microrganismi. Se uno prende il sopravvento rispetto all'altro, è fregata la cavalla, come si dice in gergo. E allora la maestria dove sta? Nel saperlo utilizzare, nel saperlo rinfrescare, nel saper utilizzare la giusta proporzione nell'impasto. Perché chi fa lievitazione col panetto? Beh, metti un panetto per chilo e stai a posto. Beh, qui le cose cambiano completamente, vanno rispettate delle percentuali, va conosciuta la forza della farina, va conosciuta il PL, il W, ma non ce ne frega niente, perché Valterino, pure che timbe fa la forza, tutte queste cose le sa, ma le applica solo con una cosa, con le sue mani, perché il panificatore del futuro è quel che adopera le mani e che conosce con le sue mani il prodotto che uscirà fuori. Quello che mi impasta con la forza di 100 braccia, come pubblicità Pastamatic diceva. Però io sul W e sull'L e sulle braccia e sulle mani darei la parola a Manuela Carlini, che di mani ne ha due e sono
ben organizzate. Grazie Paolo. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Io innanzitutto vorrei che tu ci descrivessi che cosa ci hanno appena portato in questo coccio, in questa terrina. Capelli d'angelo? Eh sì, minestrina di capelli d'angelo. Brodino di che cosa? Forse mazzolina? Forse sì. Potrebbe essere. Chiamiamo Valerio. Ma perché? C'è anche Valerio? Perché mettere in imbarazzo Manuela così? No, non mi mette in imbarazzo. No, nel senso, cioè, potresti... No. Le ha levato, levato subito la parola alla moglie. No. Esatto, bravo Paolo, bravo. C'è il rischio che dorma fuori dell'uscio. Non è vero. Poi gliela ridiamo subito, perché dalla maestria del lievito passiamo alla minestria. Possiamo salutare la moglie di Valerio che ci ascolta dalla Lettonia. Dalla Lettonia. Estonia. Accidenti, volevo fare la battuta, dal Lettone, la Lettonia, l'Estonia. Estonia. La maestria, la minestria. Quindi la signora estone. La signora Elena, salutiamo. Ciao Elena, siamo qui, lo teniamo sott'occhio. È in vacanza. Allora, invece, caro Erminio, la signora ha avuto un ottimo intuito. Ecco. Perché grazie questo, a Paolo. Questo no, invece vabbè, è proprio un piatto che ci accomuna tutti, perché credo che sia un piatto che abbiamo mangiato tutti a casa. Sono i famosi capellini in brodo di mazzolina, che le nostre nonne con tanto amore hanno sempre preparato allo frighì. Guarda certi frighi che vanno, eh? Devo dire, è un ottimo piatto. Prego. E allora Paolo, che cosa dire? Aspetta Paolo, scusa, scusa. Vedi che roba. No, siccome appunto, vive nel terrore che dico qualcosa, è l'inconscio. Che... dillo. No, non lo posso dire. No, dillo adesso. No, che cosa? Ti prego. Qualsiasi cosa possa dire. Russa. Russo. Da morire. Russasse solo. Da morire, poi mena. Mena. E Manesco. Nel sonno. Sì, sì, nel sonno, ma secondo me fa finta che nel torni. Subconscio sfogo quello che non faccio nel conscio. Sì, e l'altra sera mi ha dato pure una zampata proprio, come si vuol dire. Ma questa è casa Vianello, eh? Questa è casa Vianello. Sì, sì. Tarata, questa è casa Linetti. No, 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 tu ci devi parlare con competenza e con la scienza del ristoratore, ci devi parlare di questo piatto. Assaggialo in diretta per noi. Fai il risucchio. Guarda, perché mi dicono i giudici fanno il risucchio, no? Ma notoriamente. Sì, ma ci dovevamo sbrigare perché sennò si acciccia. Questo è il brodo. No, si infatti capellino. Si è tirato il brodo, però sarà sicuramente fantastico perché già ho visto. Io non so. E ho sentito. So. Ma anche la forma, no? Perché uno non guarda solo quello che mangia. Potremmo avere anche un brano musicale. Un brano, ma pronto. Io lo chiamerei subito brano. Dopo che Manuela. Prima Manuela ci dice che cos'è. Io amo tantissimo le minestre, questa è veramente buona, veramente buona. La possiamo fare al Soriano? Ma no, perché non la faremo così buona. Infatti sì. La veniamo a mangiare al palmizio. Al palmizio. Infatti sì. Poi, sì. Diciamo la verità, il martedì sera il palmizio è pieno di gente così. Esatto. Noi il mercoledì... Siamo chiusi. Il mercoledì ci vediamo al palmizio. Cioè, siamo chiusi come se io fossi uno stipendiato. Possiamo prenotare? Prenota. Mercoledì, ha detto tavolo fisso. Io ero impaurito, ha detto una cosa giusta la mia moglie. Ma una? Prenota mercoledì. Posso continuare? Ha detto solo una cosa sbagliata, quel fatidico sì. Tanto tempo fa, 27 anni fa. 27. No, ad aprile 28. Ma che stai dicendo? Ah no, c'ha ragione, aspetta. No, già a me mi pare tanto 21. Infatti sì, allora ad aprile 22, però sono sei che siamo 21? Insieme. Io sono sposato da 20 anni con la mia donna. Ma tu hai conosciuto Luisa dopo che io ho conosciuto Erminio? Esatto. Dopo, esatto, noi ci conosciamo già da prima. Quando ancora ti vestivi da ma la minestra... Questa non è più Radio Radicale. No. Adesso è Radio De Noati. Musica maestro, perché la minestra saciccia.